ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph. E questo è Giochiamo a Pokémon Go. E più precisamente oggi andremo a caccia di Ditto, dato che nel gioco sono stati aggiunti tantissimi aggiornamenti molto importanti. Ma prima di tutto vogliamo parlare del super mega aggiornamento che dovrebbe uscire davvero tra poco. Lunedì 12 dicembre hanno detto che faranno un super annuncio. Si parla di 100 nuovi Pokémon, quindi teoricamente la seconda generazione. Si parla del genere dei Pokémon, finalmente, perché ancora non c'era maschi e femmine, che è una cosa importantissima secondo me per i Pokémon. Poi ci sarà la possibilità di customizzare di più il nostro avatar, insomma, customizzare personalizzare il nostro avatar, esattamente. E un'altra cosa molto importante, sì, che non stai dicendo, è che verranno aggiunti Pokémon shiny. Vero. finalmente aggiornano questo gioco, ci daranno nuovi Pokémon da catturare e tantissime altre cose da fare. Quindi tutti pronti per lunedì? Speriamo davvero che dicano tipo il 20 dicembre. Noi ci aspettiamo che appunto verrà messo questo super aggiornamento per le vacanze natalizie, perché appunto tutti potranno giocare di più. Direi che è il momento di andare a caccia di Ditto, lo voglio trovare. Hanno pure messo il sistema finalmente per sapere dove sono i Pokémon. Sarà una figata, ve lo facciamo vedere tra poco, quindi preparatevi. Ed eccoci qua, andiamo. Allora, pieno di Pokémon, io inizio a prendere un Growlithe, anche perché tra le cose che hanno aggiunto da quando non stavamo più giocando c'è il bonus del primo Pokémon della giornata, prima cattura della giornata, quindi ci prendiamo un bel Growlithe che almeno è bellino rispetto a Mewtwo che ho visto lì a fianco. Ho anche il tuo telefono per il microfono, ma ti prenderò anche un po' di palline. Oh, grazie. Perché grazie. Per i Nicky senza Pokéball dall'ultima volta in cui giocavamo. E quindi bisogna ricaricarlo un po'. È scappato, vero? Sì. Non lo so, non stavo guardando, però sì. Neanche io, però deduco che dato che non c'è animazione né nulla, è scappato. Come sempre, tirare col pollice è una faticaccia incredibile. Hanno aggiunto esperienza aggiuntiva per il primo Pokémon e il primo Pokéstop che si prendono tutti i giorni. Che esatto, è una bella roba. E da quanto ho capito, se lo fai 7 giorni di fila, al 7° giorno c'è un super bonus. Non ci siamo mai arrivati, quindi non sappiamo neanche di quanto. Sì, abbiamo ripreso a giocare in questi giorni. Cioè, è scappato anche Mewtwo. Un sacco di cose. Oggi non ti vuole nessuno, mi dispiace, scappano tutti. Forever alone. Rimarrei da solo, mi dispiace. Hanno aggiunto finalmente che si sa dove sono i Pokémon. Guardate, abbiamo i Pokémon nelle vicinanze. Noi clicchiamo su un Pokémon, tipo scegliamo Hitmonchan. Lo vedete, ci dice in che Pokéstop è. Ovviamente noi non sappiamo dov'è questo Pokéstop. Facciamo così e ce lo segna. Quindi questa roba è una figata. Cioè, la stavamo aspettando tutti, da quando è uscito il gioco, perché l'hanno bloccato subito la cosa delle tre impronte. Beh, dai, 6 mesi mi sembra un buon tempo per mettere una cosa. Allora, no, ci hanno messo molto, però facciamo una cosa, apprezziamo che l'hanno fatto, perché sinceramente avrebbero anche non potuto farlo mai. Come dice il detto, sempre meglio tardi che mai. No, giusto? Meglio tardi che mai, sempre non c'era. No, certo, infatti il sempre era prima, non era nel detto, era meglio tardi che mai. Ah, ok. Non mi avevi capito? No, non ci siamo capiti. Vuoi litigare? Sì. Ok, ma che bastava dirlo. Aspetta che teniamo la scena della videocamera e litighiamo. Aspetta che ha vibrato, che magari c'è un altro Pokémon. No. Dovrebbe esserci il modo di trasferire i Pokémon in massa. È vero. Quindi tipo, aspetta che ci provo. È vero. Dovrei, credo, vedi? Vieni all'ombra che sto morendo di caldo. Ok, io, guarda. Selezioni così, tipo ta. Però quanti Ekans c'ho? Quanti Ekans inutili? Pa. Tipo trasferiamo 10. E credo che adesso ci dia le caramelle delle varie cose. Di ciascun Pokémon. Oggi non riesco a parlare io. Comunque è una figata questo, perché prima ad esempio se dovevi trasferire Pokémon ci mettevi una vita. Io personalmente ci mettevo un sacco di tempo. Esattamente. Selezioni tutto, trasferisci e sei a posto. Decisamente più comodo anche questa cosa. Quindi hanno aggiunto, ricapitolando, Ditto da catturare, da quello che ho capito anche qualche Pokémon leggendario, ma sinceramente non ho capito se era una bufola o meno. È difficile distinguere quando una notizia è vera e quando una notizia è falsa. Sì, infatti, quindi infatti, su quello dubbi. Ditto di sicuro e si trova catturando il Rattata. Praticamente dovete catturare il Rattata e c'è una piccola possibilità che si trasformi in Ditto, e quindi in realtà avete catturato Ditto. Una figata. Ma stiamo scherzando? Che c'è? Lo vedo già dal tuo telefono. Che bello! Non fare spoiler, così i consolini in questo momento non lo sanno. Avranno già capito della mia espressione. 5 giorni di fila. Wow, siamo vicini, sta dare una bella botta di si spera. E speriamo 100 in più. Te immagini? Due. No, diciamo che non mi stupirebbe. Guardate cosa c'è.
Finalmente, noi che gli Eevee non li trovavamo mai nella vita, invece abbiamo trovato, bellissimo. Non vorrei dire. Almeno sappiamo che in questa zona adesso ce ne sono, dovremmo sì, tornarci. Sì, è vero, però non ero segnato nella cosa delle vicinanze, ah, quindi va bene. Non bisogna fidarsi troppo. Una sorpresa per Federica. Vedere di bistecca. Sto morendo di fame, quasi era di pranzo, stiamo morendo di fame, quindi sentire tutti i posti che cucinano è una tortura. Oh, che bellina. Sono a 20 caramelle, guarda, hanno cambiato anche un pochettino qua, secondo me. L'interfaccia, attacco sì. rapido, corpo scontro, la cosa delle vita è un po' diversa. Dice che siamo a Monserrato, direi che sta sbagliando leggermente proprio. Ah, leggermente, cioè ma siamo sempre poco a Cagliari. Poco. Anche tu sei 5 giorni di fila. Siamo arrivati in una zona piena di Pokéstop, almeno per i Nicky si riempie di nuovo di Pokéball. Che bello. Non so cosa te ne farei per ora, ma faranno comodo un no, po' più. No, perché poi io mi catturo pochettino. Da casa, così non devo uscire a farmi Pokéstop, capito? È una cosa intelligente. Eh sì, è molto. Eh sì che lo è. Growlithe da 570. Sto guardando quelli nelle vicinanze. Allora, abbiamo Mankey, Mewtwo, Zubat, Nidorino, Ekans, non mi viene più il nome. Chi è? Dito in mezzo. La talpina. Diglett, ecco, Diglett. Grazie. Perché non mi vengono oggi in mente le cose? Non lo so. Non giochiamo da Pokémon da troppo tempo. Ci siamo dimenticati tutto. Forse però avevo ancora delle monetine. Vediamo un attimino. Attenzione, momento di suspense. 200, ne costa 80, vai. Ci esce. Ok, usa. Perfetto. Grazie. Sì, vai. Molto gentile. Ce l'hai fatta. Allora, Borsak, che primo Pokémon compare? Sparane uno. Secondo me non ne compare manco mezzo di rotta. No, appena l'attiviamo compare un Pokémon. Chi compare? Un PJ. Io dico un Ekans. Ok, vedremo. Adesso comparirà magari il Rattata, vediamo. Chi ci va più vicino? In base alla somiglianza, non lo so. No, in base alla rarità, quindi se fa schifo come quello, siamo andati vicino tutti e due. Se è più bello, invece abbiamo sbagliato. Growlithe. Ah, ti stavo per dire Growlithe all'inizio. Volevo dire Growlithe. Però ho detto, dai, no, dico Pidgey, avrei vinto, cavolo. Perché non mi fido del mio istinto. Vedi? Secondo round, questa volta con un uovo da 2 chilometri. Okay. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Spara. Un... Sì, ci siamo. Sento la commissione giusta. Ho notato. Caterpie c'è? Caterpie, sì. Caterpie. Allora, per non me... Non mi ricordo chi c'è nei 2 da 5, bla bla bla. Per me questa volta troviamo qualcosa di bello, perché non entriamo da molto nel gioco, il gioco cercherà di farci convincere a tornare a giocare. Come ti fa di nuovo riposta la voce? Quindi, io ti dico Squirtle. Ok, lo volevo dire io anche quello. Davvero? Vedi, allora ho indovinato già per forza. Telepatici, te l'ho mandato telepaticamente. Secondo me adesso è il PJ di prima, e sì. Infatti il PJ. Vabbè. Guarda, anche tu lo che sapevo. Lo chiami che porti sfiga, però dai. Lo sapevo, però pazienza. Dai. Indovina cosa è comparto dalla Roma? Comparto. Sì. Comparso? Ecco. Vai. PJ. Ma vabbè. Allora ho vinto tutta la... Dovevi rimanere fedele alla tua scelta alla numero mia uno. Prima scelta, sì. Invece non ci hai creduto di nuovo. Non credo nei PJ, capito? Come allora. Si fa a non credere in PJ? Giustamente. Al posto della seconda generazione mettono 100 PJ. Ma ci puoi contare, guarda. Che ti accerchiano mentre ti provi a camminare, ti scappi, inizi a correre e ti seguono i PJ. È il nuovo aggiornamento, un po' ti piace? Quello che succede come quando vai in una piazza con i piccioni, uguale. Esatto, brava. Vogliono riprodurre quell'esperienza. Di piazza cercando d'Italia, di parlare realistica. Dai, sì, vieni assalito dai piccioni. O dai gabbiani, perché ogni tanto noi abbiamo anche quelli. Non si sa perché. Vengono fino alla qualcosa città, di più esotico. Sì, ovvio. Vai! Allora. Io Mr. Mime non ce l'ho, perché se ti ricordi, io non ero riuscita a prenderlo. Lo so. Può lo essere so. Finalmente la mia occasione. Può essere. Vai. Ho fatto vedere i consolini dov'è Rattata, perché noi lo sappiamo che conosciamo la zona. Quindi, allora, prima di tutto Rattata, perché è la cosa più importante. È giusto, certo. La nostra certo. Caccia dito doveva essere fatta da 150 Rattata in un giorno. Cioè, che e invece ne catturiamo uno. Pensavo che andando in giro avessimo hashtag buona la prima. No? Hashtag zero Rattata. Vediamo quale preferisco. Buona la prima, perché secondo me prendiamo un solo Rattata e lo troviamo. Comunque No, è troppo così, è troppo. Vada. Cazzo. Nelle vicinanze adesso c'è pure un Eevee, a quanto pare, fammi controllare. Ma mi hanno fatto un regalo incredibile. Sì, ma è scomparso sia Mr. Mime che è Jigglypuff. Ma come? Dove li segnava? Cammina, c'è un altro Rattata. È cambiato? È nello stesso posto di Eevee. Okay. No, sono due adesso. Veloce prima che scompaia nulla, questo. Dai. Abbiamo due Rattata da catturare. E un Eevee. Okay. Mr. Mime è perso. Ma no, continuerai a non averlo. Torno indietro, vado. Vai, vai, vado una prova, grazie. Sì, esatto. Io sto per svenire. Dovete sapere, ma credo che si veda, non so se si vedrà alla radio, è l'1:20.
Perché noi ovviamente sempre gli orari comodi per allora, fare i video, no? Dobbiamo attraversare. E io sto andando velocissimo. Sì. Sto solo pensando mi ratata. Mi sto facendo stancare. Vero, anche io il fiatone. Sì. Vai. Guarda, io ti uso un ultra ball. Ratata. È la volta buona. Vedilo come un segno. Un incentivo. Un incentivo, brava. A trasformarti. Sì. Ok. Lo prendo anche a te. Vediamo così se un ratata normale o un dito per entrambi nel caso. Attenzione. No, vero. Quando va così mi sa che è già andato. Sì, è andata. Si trasforma prima se non ricordo male. Ok. Vediamo il mio. Okay. Dai, vediamo un'altra suspense. Round numero 2. Ivi più ratata. Ivi fa comodo a priori e quello va bene. Ratata fa comodo solo se si trasforma. Ok, ok. Nelle vicinanze c'è pure Onyx, ma non so quanto vicinanze siano. No, perché... allora lasciami in pace. La segna tra i più lontani. Proviamo ratata e poi io torno a casa a mangiare. Ok. Perché ho fame. Va bene. Ho caldo, dopo che poi lui mi ha fatto, dai che adesso sarà leggero registrare Pokémon, non fa più caldo. Invece poi ti rendi conto di abitare a Cagliari e qua c'è sempre caldo, sempre. C'è un problema. Anche a dicembre. C'è un problema. Che cosa? Siamo sul Pokéstop e non compaiono Pokémon. Eccolo. Ratatino. Vai. Io prima ti ho incentivato con un Ultra Ball, adesso ti do pure una bacca. Meglio di così. Dimmi dov'è che ti danno le bacche. Che sei... normalmente ti schiacciano. Che sei un topo di fogna. Noi ti diamo una bacca. Ma e un Ultra Ball. Ma c'è una fogna qui sotto. Ecco perché è apparso Ratata. Forse devi vedere le fogne della città, capito? Eh sì. E sai che lì c'è. No. Ok. Vieni. Due bacche no. Una sola. Perché comunque qua non si inizia, no? Cioè, no, certo. Sinceramente. Vediamo. Allora. Che poi abbiamo lo spoiler da tuo, quindi non clicco. Che poi non lo sai se è lo stesso. Secondo me ha probabilità. Il tuo è normale. E questo è normale. Ci fermiamo così. Speravo che questo Ekans fosse Ratata. Dicevo, ci fermiamo così per questo video. Aspetteremo direttamente l'aggiornamento per fare il prossimo video. Secondo noi comunque sarà appunto per le vacanze natalizie. Quindi a breve torneremo a fare Pokémon Go. Se esce davvero quell'aggiornamento torneremo a fare molto Pokémon Go. Certo. Fino a quando certo. Non finiamo di catturare tutti quei Pokémon. Quindi preparatevi per hashtag maratona Pokémon Go. E niente, ci fermiamo così ragazzi. Ci vediamo domani. Ciao ciao, ciao!